Il nostro approfondimento di oggi, le fonti Instant Focus, salario minimo, a che punto siamo? Questo è uno dei due temi. Chiedo alla regia di mostrare anche il prossimo titolo, perché sono due gli aspetti che andremo a analizzare, sempre rispetto al mondo del lavoro. Lavoro è boom di contratti a termine e anzi io partirei proprio da qui, perché vi voglio leggere un paio di numeri e un paio di dati. Allora, c'è questo record storico per gli occupati a tempo in Italia. A febbraio erano 3.175.000. Questo livello non è mai stato toccato, e ripeto, non è mai stato toccato da quando l'Istat raccoglie questo dato. E parliamo del 1977, quindi non abbiamo mai avuto questo record di contratti a tempo determinato dal 1977. È chiaro che dal 1977 a oggi, il 2022, il mondo del lavoro si è modificato, ci sono state delle rivoluzioni anche proprio in termini di contratti. Oggi, diciamo così, poi non so se si stava meglio quando si stava peggio, sicuramente abbiamo più possibilità, ma nello stesso tempo anche più precarietà, questo lo sappiamo. Oggi indubbiamente la situazione è molto liquida, molto fluida, non si può certo mettere a confronto con quella del 1977, quando banalmente c'era il posto fisso, no? Che la faceva da padrone. Oggi il posto fisso non esiste più nella nostra mentalità, soprattutto nella mentalità dei più giovani, però è chiaro che in questo momento forse questo numero fa alzare un po' l'attenzione, visto lo scenario generale economico che stiamo vivendo, con da una parte stipendi che non aumentano, e dopo torneremo sul discorso del salario minimo, stipendi spesso veramente non dignitosi e prezzi alle stelle, perché in questo momento di questo parliamo. Allora, io saluto collegato con noi Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro all'Università Bocconi, nonché presidente AFOL per la formazione, orientamento e lavoro. Maurizio, ben trovato, grazie per essere qui. Grazie a voi. Allora, senti, io ho messo sul tavolo un po' tutti questi elementi, però partiamo da quello che ho chiesto, cioè dobbiamo un po' metterci in allarme per questo dato? Mai così tanti contratti a termine dal 1977. Sì, dobbiamo tener conto che noi scontiamo due drammatiche crisi economiche nel giro di 2 anni, sostanzialmente. La prima è quella dovuta alla pandemia. E adesso, quando sembrava che ci potessimo riprendere, e anzi l'economia stava dando dei segnali importanti di ripresa, ci è capitata la guerra con naturalmente tutte le sue conseguenze economiche a partire dai costi energetici. I contratti a termine sono tendenzialmente degli anticipatori del ciclo, cioè del ciclo economico. Quando abbiamo un aumento dei contratti a termine significa che c'è domanda, cioè le imprese hanno bisogno di assolutamente hanno bisogno di lavoro. Sì, un attimo che adesso ti riprendiamo, perché Maurizio Del Conte oggi è molto impegnato, sta girando, poi sentiamo, insomma, sta seguendo un po' tutte queste vicende. Adesso dovremmo riagganciarlo un attimo solo, certamente, e vediamo se ce la facciamo, se no magari lo recupero. Ecco, Ecco scusate, qua, sì. niente, figurati. Allora, dicevi che anticipa un po' un ciclo economico, perché vuol Anticipa dire il che c'è ciclo. richiesta. Questo è C'è interessante, ripartiamo da richiesta, qui. esatto. Sì. C'è richiesta, ma c'è un problema, che le imprese non vedono fino a quando ci sarà questa domanda. In questo momento le imprese hanno una visibilità sugli ordinativi e sulla produzione soprattutto a 2 o 3 mesi, non oltre. Quindi hanno bisogno di far fronte agli ordinativi, ma non sanno che cosa succederà da qui all'estate, per intenderci, o addirittura in autunno. Questa è la fondamentale ragione enorme diffusione dei contratti a tempo determinato, così come dei contratti cosiddetti interinali, cioè dei contratti di lavoro somministrato. L'altra questione, quella dei salari bassi, si collega poi naturalmente a una situazione di assoluta difficoltà delle imprese a pianificare il budget e quindi nella tendenza generale di pagare il meno possibile perché i costi di produzione salgono, i costi energetici in particolare, ma anche i costi delle materie prime, e quindi da qualche parte devono tenere basso il costo dei fattori di produzione. Naturalmente questo è un pessimo segnale per Ecco. l'occupazione e dal lato dei lavoratori non, è una sorta di tempesta perfetta. Infatti,
Stavo dicendo, quindi confermi quello che ho detto poco fa, è un campanello d'allarme questo fondamentalmente, cioè a lungo termine, non nell'immediato, perché è chiaro che, diciamocelo così molto in modo tranchant e diretto, è chiaro che è meglio avere un lavoro anche se a termine piuttosto che essere disoccupati e su quello non ci piove, però poi che prospettive ci sono non lo sappiamo, bel punto interrogativo, e se il numero aumenta in modo esponenziale vuol dire che c'è qualcosa davvero che non va, no? Quindi è un campanello d'allarme. La differenza rispetto alle altre fasi di ripresa di ciclo economico e quindi di forte espansione dei contratti a termine è che tendenzialmente no, il contratto a termine è l'anticamera del contratto a tempo indeterminato, cioè parte il Una contratto a volta termine forse. e poi si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Purtroppo qui noi vediamo un carosello di contratti a tempo determinato, cioè vengono continuamente rinnovati e anche cambiate le persone. Cioè c'è un forte turnover nei contratti a tempo determinato e manca quell'effetto trasformazione, stabilizzazione che normalmente si verifica in situazioni come questa. No, ma infatti ti stavo dicendo una volta, però forse no, era così, nel senso che giustamente il contratto a tempo determinato rappresentava un po' il periodo di prova, come è giusto che Certo. sia, e poi dopo veniva trasformato in tempo indeterminato. Oggi diciamo che spesso è un po' un alibi, che già è tanto, perdonami, purtroppo sul fronte del lavoro, perché lo leggo al tema della giustizia sociale, chiaramente sono un po' pessimista, nel senso che a volte sono utilizzati proprio per evitare poi le assunzioni, quindi vengono fatti a persone diverse, come hai detto tu, no? Con questo turnover che dà modo a molte aziende che evidentemente non possono, magari hanno anche delle difficoltà, ci mancherebbe, non ne parlo solo in termini di furbizia, no? Però che non possono assumere una persona e continuano a cambiare poi le persone, no? Però insomma, poi dico qualcosa di sbagliato, Maurizio? È tutto assolutamente corretto. Purtroppo il turnover non fa che peggiorare. Da un lato, diciamo, anche le certezze delle persone. Immaginiamoci un giovane in particolare che abbia da accendere un mutuo in questa situazione o abbia Certo. da programmare il suo futuro e ha praticamente l'impossibilità di vedere oltre qualche mese, e dall'altro c'è anche un impoverimento della qualità del lavoro, perché tutti gli studi ci dicono che le imprese investono in formazione e quindi in qualificazione professionale sui contratti a tempo indeterminato, non certamente sui contratti a 2, 3, 4 mesi. Quindi il rischio ulteriore è che si scivoli sulla parte bassa della qualità del lavoro, quindi del lavoro che ancora una volta è pagato poco e il lavoro che non consente alle persone di guadagnare giusto e di avere quindi una tranquillità economica anche almeno nella durata del periodo lavorativo. Certo, senza contare, ci aggiungo anche questo elemento che poi in qualche modo i giovani soprattutto sono portati spesso, e questo accade, a scegliere un lavoro che fa meno per loro, no? Però che magari dà loro più sicurezze. Quindi anche la qualità intesa come attrattività per ciò che il nostro paese offre, perché poi ovviamente è ciò che ciascuno di noi può offrire al paese, automaticamente quello che a livello di immagine il paese rimanda all'esterno, no? Però se un giovane non ha altre possibilità, preferisce magari scegliere un lavoro con più garanzie e magari con meno attrattività. E questo è un peccato, perché non si aiutano i giovani a sviluppare davvero le competenze che meriterebbero di sviluppare. È il cosiddetto fenomeno del disallineamento o mismatch, detta all'inglese, fra le competenze possedute in particolare dai giovani che escono naturalmente dal ciclo di studi, quindi dal ciclo formativo, sono freschi di apprendimento, e poi invece le competenze richieste, cioè quelle che invece vorrebbero le imprese. Ci si accontenta di solito di lavori che non sono coerenti con gli studi che si sono compiuti, e c'è quella che viene definita sempre con un termine inglese che a me piace poco, ma insomma la over education, cioè l'eccesso di educazione, di istruzione rispetto poi al lavoro che vai a È trovare. vero. E connesso a questo c'è il fenomeno anche dell'abbandono dell'Italia da parte dei giovani, di coloro che hanno qualcosa da spendere ma che non riescono a valorizzarlo nel nostro paese, nel nostro sistema imprenditoriale, quindi preferiscono andare dove le loro competenze, i loro saperi vengono valorizzati, vengono pagati per questo.
quello che è il loro valore Sì, effettivo. assolutamente sì, e poi comunque con il fatto, cioè se si ha un lavoro precario c'è sempre una continua interruzione, scusatemi, no? Quindi anche, cioè, ci si dedica magari a un progetto che poi dopo viene bloccato, ne parte un altro che sicuramente può dare altri spunti, però insomma non si sviluppano poi, non si fa pratica nel vero senso della parola, no? E quindi bisogna sempre interrompere, ma quindi insomma anche questi dati quando riceviamo, ma questo insomma si sa. I dati sull'occupazione in Italia, che a volte magari ci fanno dire dai, stiamo migliorando, sono sempre relativi, perché bisognerebbe poi andare in fondo al singolo dato e vedere quanti, tra quella percentuale che poi ci viene fornita mensilmente, quanti lavoratori sono assunti a tempo indeterminato, quanti sono precari, quanti lavorano, che so io, a progetto, quanti lavorano un'ora a settimana, insomma, sono sempre dati molto relativi. Quindi, insomma, la disoccupazione è al 9%, adesso non ricordo esattamente la cifra giusta, ma insomma la percentuale giusta, ma siamo più o meno lì, 8-9%, ma forse se dovessimo stimarla considerando tutto questo sarebbe anche di più, no Maurizio? Cioè, hai capito dove voglio arrivare? Assolutamente, allora c'è una questione di analisi quantitativa, cioè di teste occupate, come si dice statisticamente, di persone che hanno avuto un'opportunità di lavoro, e poi c'è una dimensione di analisi qualitativa, cioè di che tipo di lavoro, quanto viene retribuito, in quale fascia si colloca, per esempio le posizioni apicali, le posizioni intermedie o le posizioni, diciamo, a più bassa qualifica professionale, quindi a minor salario. E poi Certo. c'è un grossissimo problema di quello che si diceva prima, cioè di incertezza e di discontinuità rispetto alla prospettiva di lavoro, che il problema poi si manifesta nella discontinuità contributiva, cioè queste persone non hanno i versamenti contributivi sufficienti per poi, quando arriverà il momento del pensionamento, godere di un Certo. trattamento previdenziale sufficiente. Quindi non è un problema solo nell'immediato, ma si proietta anche nel futuro. No, 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 assolutamente sì, perché c'è appunto discontinuità, come hai detto tu. A questo proposito, torniamo e analizziamo l'altro aspetto di questo approfondimento che riguarda proprio il salario minimo. A che punto siamo? Viene già definita un po' la soluzione degli anni 50, che però può da una parte dare più garanzie ai lavoratori, dall'altra che può mettere un po' di pace tra il governo e i sindacati. Ma questo è un tema che si discute da 60 anni in Italia. Sì, E esatto. ogni volta ci sono delle complicazioni. Diciamo che oggi c'è una direttiva europea che prevede l'introduzione del salario minimo in quei paesi che non abbiano una copertura della contrattazione collettiva superiore al 70%. Siccome in Italia questa copertura c'è, nel senso che noi abbiamo una copertura all'incirca dell'85%, si è sempre detto inutile introdurre per legge un salario minimo. Il punto vero a questo punto, però, è stabilire dove c'è questa contrattazione collettiva e quindi questa copertura, dove effettivamente invece il lavoro è sottopagato perché non si applicano i contratti collettivi. E allora non c'è altro modo che fare una legge, non tanto in questo momento per andare a coprire un fenomeno dove non è esattamente chiaro che si manifesti, ma una legge che vada a verificare effettivamente dove non c'è copertura contrattuale, cioè una legge sulla rappresentanza sindacale. Ci vuole una legge che magari recepisca, anzi ci sono già degli accordi collettivi che dicono chiaramente come si potrebbe fare, a verificare concretamente dove ci sono i contratti collettivi e dove no, dove ci sono i sindacati e dove no, ma purtroppo questi meccanismi non sono mai stati messi in concreta esecuzione. Allora io credo che sia fondamentale dare una esecuzione a questi meccanismi in modo che finalmente si abbia una fotografia chiara del nostro si sappia dove ci sono i working poors, si sappia dove ci sono le condizioni di lavoro peggiori, si sappia anche quali sono i settori che hanno più bisogno di un intervento. E naturalmente, laddove ci sia questo bisogno, si proceda anche con una legge sul salario minimo. Però prima bisogna avere un quadro completo. Eh no, infatti, diciamo che in questo momento, cioè in questo momento, Maurizio, poi sono problematiche appunto sia la discussione intorno al salario minimo, ma anche
su quella che è la precarietà e non la flessibilità, perché a quello dovevamo aspirare, ma non ce l'abbiamo fatta, sono questioni che ci portiamo appresso già da un po'. Ovviamente il quadro è tutto che tranne che completo in questo momento, anche purtroppo aggravato da quello che dicevo in apertura di questo approfondimento, cioè i prezzi alle stelle. Abbiamo un'Italia, riduco e semplifico molto, però abbiamo un'Italia fatta di precari con stipendi spesso, insomma, nemmeno tanto dignitosi, perché adesso voglio essere un po' brava e buona. E però con prezzi che continuano ad aumentare, insomma, così credo che ci sarà presto un bel cortocircuito, se già non si è verificato, non si sta verificando. Questo io continuo a segnalarlo, è il problema che cova sotto la cenere, ma ormai c'è un fuoco di cui già si vedono le prime fiamme. Non è pensabile che con un'inflazione al 6-7%, che purtroppo, dobbiamo dirlo, non sarà una fiammata temporanea che nel giro di qualche mese si riassorbirà. Dobbiamo essere chiari, sarà un'inflazione che durerà a lungo e si terrà a lungo su livelli molto più alti di quelli previsti dalle stime economiche soltanto di un anno fa. Bene, è evidente che noi non possiamo avere salari bloccati e inflazione al 6, 7, 8% all'anno, perché ci troveremmo nel giro di un paio d'anni ad avere. Già partiamo da salari molto bassi, non siamo come la Germania, No, eh no. paesi dove ci si può anche permettere, diciamo così, qualche sacrificio. Noi siamo già davvero a livelli di guardia sotto i quali non si può scendere. Non possiamo trovarci fra 2 anni col 15% in meno del potere d'acquisto e con situazioni, oltretutto, in cui i beni di prima necessità sono quelli che aumentano di più. Quindi bisogna immaginare un nuovo meccanismo di dinamica salariale, cioè di rinegoziazione dei salari, naturalmente cercando di evitare assolutamente gli strumenti come la scala mobile che negli anni 80 avevano contribuito essi stessi a generare inflazione, la cosiddetta spirale salari-inflazione, perché è chiaro che se io aumento immediatamente e automaticamente i salari esattamente come aumenta l'inflazione, a quel punto faccio ripartire l'inflazione. Però Certo. ci deve essere una mediazione, cioè non è possibile che si passi da 100 a 0. Bisogna trovarsi a metà strada, bisogna immaginare che a un certo punto anche i contratti, che normalmente hanno la durata di 2 anni, vengano rivisti e si recuperi almeno parzialmente il E valore perduto. certo, qui poi c'è tutto anche il tema appunto dei prezzi alti anche per le imprese, che ci chiediamo come possano pensare, no? Magari di assumere o di regolarizzare delle persone a lungo termine quando non hanno garanzie per loro stessi, cioè non sanno se riusciranno a pagare banalmente la bolletta della luce a fine mese. Molte aziende preferiscono proprio chiudere anche o fermarsi momentaneamente per capire un po' il da farsi. Quindi, insomma, è un qualcosa che bisogna risolvere al più presto. Maurizio Del Conte, grazie, professore di diritto del lavoro all'Università Bocconi, nonché presidente AFOL. Faremo, insomma, sicuramente un aggiornamento al più presto. Speriamo con notizie migliori. Guarda, sì, incrociamo le dita, l'auspicio è sempre quello, e quindi si sa mai che prima o poi ci vedremo per parlare di una situazione florida italiana. Grazie, Maurizio. Grazie a voi, grazie a te. Grazie.